Ciao ragazzi, questa è la seconda parte della mia avventura alle Whitsunday Islands. Se non avete visto la prima, andate di corsa a recuperarla. Il link lo trovate in una annotazione o direttamente nella descrizione insieme ai link che vi portano ai social dove potete seguirmi. Detto questo, continuiamo di corsa con il video dalle Whitsundays. Appunto abbiamo fatto snorkeling in quel punto lì, poi siamo ripartiti verso il punto in cui ci saremmo fermati per la notte, che è vicino a Whitehaven Beach, la spiaggia più famosa nella Whitsunday Island. Abbiamo cenato, abbiamo dormito lì, la mattina dopo ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e mentre ci stavamo preparando per andare sull'isola con il gommone abbiamo visto le tartarughe marine che giravano intorno alla barca, anche quello è stato veramente una cosa bellissima, molto. Purtroppo non sono riuscita a fare delle riprese perché avevo il mio materiale fotografico era tutto rinchiuso dentro la borsa e quindi non sono riuscita a fare riprese. Non sarei riuscita a prendere la macchina fotografica e a fare qualche ripresa, quindi mi dispiace tantissimo. Comunque sì, è stata una grande emozione anche vedere le tartarughe. Non ci abbiamo potuto fare il bagno insieme, anche solo vederle è stato comunque molto bello. Appunto, la mattina siamo andati sulla Whitehaven Beach, ci siamo un po' rilassati, abbiamo fatto delle foto un po' divertenti, quelle in prospettiva. E quando, poco prima di pranzo, quando la marea stava comunque già scendendo, siamo saliti fino al punto panoramico e abbiamo appunto dato un'occhiata a questa spiaggia meravigliosa, bianchissima, e con appunto l'abbassarsi della marea ci sono tutta una serie di lingue di sabbia che escono fuori dall'acqua e creano diciamo, dei disegni ogni volta diversi. E piccola curiosità, su questa spiaggia è stato registrato anche parte delle scene dei film dei Pirati dei Caraibi. Diciamo che questa cosa l'ha resa ancora più famosa. Siamo tornati sulla barca, abbiamo pranzato e ci siamo diretti a fare snorkeling altre due volte. In questo caso però abbiamo anche dato da mangiare i pesci, in modo da eravamo proprio invasi dai pesci attorno alla barca, sia al gommone, diciamo, siamo andati in un punto con il gommone dalla barca, dal catamarano, e quindi appunto eravamo letteralmente invasi dai pesci e abbiamo avuto l'opportunità di conoscere anche un pesce bello grosso grosso che quelli dell'equipaggio chiamano Elvis, che appunto vi faccio comunque vedere nelle riprese. Thank you.
snorkeling, abbiamo fatto un piccolo spuntino e siamo andati al terzo punto per lo snorkeling. In questo caso io non sono entrata in acqua perché ero veramente esausta, quindi non mi sono buttata in acqua e comunque sì, ho delle buone riprese, perché anche in questo caso abbiamo dato da mangiare a dei pesci belli grossi che giravano intorno al catamarano, e quindi ho comunque delle buone riprese. E in questo caso hanno detto che c'erano le tartarughe marine, però non erano particolarmente amichevoli e quindi non si sono fatte molto avvicinare. Quando gli altri, quelli che si sono messi in acqua, sono rientrati, abbiamo fatto un secondo spuntino, ci siamo spostati fino al punto in cui avremmo dormito, abbiamo fatto la cena, ci siamo guardati un bel film, abbiamo guardato le foto della giornata e ci siamo appunto messi a dormire. E al mattino, quando ci siamo svegliati, abbiamo fatto snorkeling immediatamente, subito dopo la colazione. In questo caso io sono andata in acqua, non è stato particolarmente entusiasmante perché comunque sia non abbiamo dato da mangiare ai pesci, quindi non ce n'erano tantissimi, non mi è piaciuto particolarmente molto il posto in cui abbiamo fatto snorkeling, l'acqua era particolarmente profonda, almeno per me, quindi non si riusciva a vedere molto bene anche la barriera corallina, i coralli, un pochino più deludente forse. E poi vabbè, siamo tornati indietro appunto fino al porto, e in cui appunto ci siamo divisi ognuno nei propri ostelli. Poi la sera abbiamo fatto una sorta di after party, siamo usciti a cena assieme, avevamo appunto uno sconto per il locale di un ostello. Con parte del gruppo ci siamo visti appunto per la cena. Noi ci vediamo al prossimo video, vi faccio un piccolo spoiler, visto che comunque sia io lo sto già registrando da dove sono ora. Ecco, io non vi dico dove sono, se volete potete iscrivervi al canale in modo tale da seguirmi e scoprire dove sarò nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Vi ricordo che se avete qualche curiosità da chiedermi potete lasciare un commento qui sotto, sarò ben felice di rispondervi. E vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in modo tale da sapere dove sono, cosa sto facendo, cosa sto mangiando in tempo reale, visto che comunque c'è uno sfasamento tra i video che state vedendo voi dell'Australia e quello che faccio io in realtà. Noi ci vediamo appunto al prossimo video. Have a nice life!